Buonasera da Ultima TG, vertice istituzionale questa mattina a Catania con i sottosegretari dell'Interno Stefano Candiani e Nicola Molteni con delega alla pubblica sicurezza per manifestare la solidarietà dello Stato a Nuccio Garozzo, il commissario di polizia della Questura di Catania, aggredito due notti fa da due uomini originari del Gambia. Naturalmente non soltanto solidarietà ma anche tutta la possibilità di dare un contributo a parte dello Stato per questo problema che continua ad essere di difficile soluzione a Catania. Il servizio. Siamo qui per portare la presenza dello Stato e per manifestare solidarietà al commissario ferito, ma anche per ribadire che i temi della sicurezza e del controllo del territorio sono centrali per il governo nazionale. Parlano così i sottosegretari del Ministero dell'Interno Stefano Candiani con delega al soccorso pubblico e Nicola Molteni con delega alla pubblica sicurezza stamattina in visita istituzionale alla Questura di Catania per un incontro privato con il commissario di polizia di Stato Nuccio Garozzo, ferito due giorni fa durante una rapina in casa da due giovani gambiani. Con loro il questore Alberto Francini e il sindaco di Catania Salvo Pugliese. I due rappresentanti del governo hanno fatto riferimento al decreto sicurezza, al riordino delle carriere e alla proposta di legge sulla legittima difesa, primo firmatario proprio il sottosegretario Molteni, calendarizzata per settembre in commissione. Un accenno anche alla volontà di assicurare il turnover su tutto il territorio nazionale per sostituire 2.000 agenti in pensione. Ma intanto il SAP, presente in sala con il segretario nazionale Sario Indelicato, riferisce di ben 200 poliziotti in meno solo a Catania. Sottosegretario, lei ha parlato di presenza dello Stato oggi qui con la vostra visita alla Questura di Catania e ha dato un messaggio di attenzione, ma la richiesta è mancano diciamo posti in Questura, manca personale. Quando arriverà e concretamente quando si farà un passo avanti? Ce lo faremo dire ovviamente dalla Questura quello che serve. Il confronto di oggi e la presenza di noi oggi serviva per dimostrare la presenza dello Stato da un lato, per manifestare una solidarietà concreta e nei fatti alla gente che è stato ferito, perché è un servitore dello Stato e lo Stato deve essere accanto ai propri uomini, ai propri servitori, in modo particolare nel momento del bisogno e della difficoltà, una vicinanza all'amministrazione locale. Noi siamo a disposizione. Da qui ai prossimi mesi ci saranno delle immissioni nelle forze di polizia. Negli ultimi 15 giorni con il ministro Salvini siamo stati a Catania due volte, quindi ci sarà ovviamente grande attenzione anche per il vostro territorio e per la vostra città. Anche dal sindaco Pugliese parte una richiesta di rafforzamento dell'organico di polizia a Catania, da anni città difficile anche sul fronte sicurezza. Innanzitutto per esprimere solidarietà al commissario di polizia da parte della città, da parte del governo centrale, per chiedere altresì al governo centrale qualche uomo in più e qualche mezzo aggiuntivo in più di cui la nostra città ha profondamente bisogno. Su un tema quale quello della sicurezza bisogna registrare una particolare attenzione. Le forze dell'ordine sono bravissime, sono particolarmente dinamiche, si sono caratterizzate per grandi capacità organizzative, ma credo che necessitino di uomini e mezzi aggiuntivi. Mi auguro che il governo nazionale sia conseguenziale rispetto al grido allarme che proviene dalla nostra città. Sicurezza e carenza di organico, i temi trattati nell'incontro, naturalmente oltre ad una sorta di tête-à-tête privato con Nuccio Garozzo, con il commissario, e proprio il questore Francini, il questore di Catania, ha sottolineato la prontezza dell'uomo dello Stato. Sentiamo. Non ci sono ancora sostanziali novità sull'indagine a carico del giovane gambiano Mohamed Dibril, che ha aggredito nel corso di una rapina in casa, insieme ad un complice poi fuggito, il commissario Nuccio Garozzo. Lo ha detto oggi il questore di Catania, Alberto Francini, durante la conferenza stampa tenutasi in questura con il sindaco Pugliese e i due sottosegretari all'interno, Molteni e Candiani. Il questore ha espresso solidarietà al poliziotto, che ha agito con prontezza di spirito. Signor Questore, come sta il commissario aggredito? Poteva stare meglio, insomma, è andata bene nel senso che al di là dei punti che ha avuto, insomma, ha avuto una reazione estremamente pronta, decisa, fattiva, e nello stesso tempo è stato prudente, è stato equilibrato, non gli ha sparato addosso, insomma, quindi ha avuto una reazione proprio da manuale del perfetto poliziotto.
di reagire in maniera proporzionale, in maniera equilibrata, e in quelle circostanze sicuramente c'erano tutti i presupposti per reagire in questo modo, e quindi è stato bravissimo, ha arrestato la persona, tra l'altro persone anche molto più giovani di lui, il collega non è più giovanissimo, tra l'altro in una situazione di difficoltà perché era in casa con la famiglia e i figli, quindi diciamo a lui va tutto il mio applauso e sono contento che anche i sottosegretari si sono uniti al plauso di tutta la nostra amministrazione. Le ha detto in conferenza stampa, ancora non ci sono elementi per poter dire qualcosa sulle indagini? Sì, non voglio entrare nel merito perché ci sta lavorando la squadra mobile, sta lavorando la magistratura, abbiamo qualche elemento, i fatti sono chiari, una persona l'abbiamo arrestata, vediamo se riusciamo a trovare anche il complice. La Procura di Agrigento ha trasmesso ai PM di Palermo il fascicolo di indagine sul Ministro degli Interni Matteo Salvini e sul Capo di Gabinetto Matteo Piantedosi, indagati per il trattenimento illecito dei migranti soccorsi dalla nave 18. A portare gli atti del procedimento che entro 15 giorni la Procura di Palermo dovrà trasmettere al Tribunale dei Ministri con eventuali richieste anche istruttorie. Sarà la Guardia Costiera a cui i PM agrigentini hanno delegato l'inchiesta. Salvini e Piantedosi sono indagati per sequestro di persona a scopo di coazione, sequestro di persone, omissione di atti d'ufficio, abuso d'ufficio e arresto illegale. Nel fascicolo trasmesso alla Procura di Palermo, oltre ai verbali con le testimonianze dei funzionari del Viminale e degli ufficiali della Guardia Costiera che sono stati ascoltati dai PM, c'è anche la memoria dei magistrati che illustra gli aspetti tecnico-giuridici del caso. Si riaccende l'allarme sicurezza delle scuole siciliane. A denunciare le pessime condizioni degli edifici è proprio il Codacons, che porta avanti una proposta per certi versi provocatoria, cioè chiede di bloccare l'apertura delle strutture che rappresentano un rischio per gli studenti. Vecchie, senza manutenzione e prive di requisiti antisismici. In Sicilia le strutture scolastiche a norma sembrano essere l'eccezione e non la regola. A pochi giorni dalla riapertura dell'anno scolastico, infatti, tornano ad accendersi i riflettori sulla questione sicurezza. A lanciare l'allarme è il Codacons, pronto a chiedere il blocco della riapertura delle strutture non a norma, perché il diritto alla sicurezza viene prima di quello allo studio. La nostra proposta, la nostra richiesta di non aprire gli istituti scolastici che presentano particolari criticità è in qualche modo forzata da una situazione di rischio sistemico ormai, è un rischio a livello sia nazionale ma che in Sicilia raggiunge dei picchi particolari. In molti casi siamo di fronte a criticità che già per il fatto di esistere rappresentano un'emergenza. Questo è fatto soprattutto in territori come ad esempio quello della provincia di Catania a largo rischio sismico. La proposta che sembra provocatoria, ovvero quella di non apertura delle scuole e che sembra mettere tra l'incudine e il martello i dirigenti scolastici, è una proposta che attualmente è in qualche modo forzata. Il problema della sicurezza degli edifici scolastici va affrontato con un piano sistematico che richiederà certamente tempo, però siamo arrivati a un punto, a una situazione che numericamente, quantitativamente già di per sé emergenziale e in alcuni casi risulta essere di estremo rischio, estremo pericolo. Delle condizioni disastrose delle scuole siciliane si è parlato anche durante il vertice organizzato dal presidente della regione lo scorso martedì. Su oltre 4.000 strutture solo il 22% è accatastato, ha dichiarato Musumeci, e l'80% è costruito in zona sismica. Presente all'incontro anche il sindaco di Catania Salvo Pogliese, che ha sottolineato come anche la situazione del capoluogo etneo sia allarmante. In una delle città europee a più alto rischio sismico, infatti, soltanto il 33% delle scuole è in possesso di una certificazione antisismica. Parliamo adesso di cronaca, sarebbe stato un buon raccolto fai da te, tra virgolette, quello che i carabinieri hanno scoperto a Canicattì nelle ultime ore. Infatti nel corso di un servizio investigativo i militari dell'arma sono giunti a scoprire una vera e propria coltivazione grazie alle informazioni raccolte nell'ambito del controllo del territorio. I carabinieri da qualche tempo avevano notato movimenti anomali nelle vicinanze dell'abitazione di un trentenne di Canicattì e così hanno deciso
di far scattare un'irruzione nel giardino di casa, è saltata fuori una vera e propria piantagione con varie piante di canapa indiana, 2,5 kg, che una volta essiccata sarebbe stata pronta all'uso. Per Filippo Cutaia sono subito scattate le manette ai polsi con l'accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione svolta rientra nel quadro del potenziamento dei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo specifico fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento. È stato presentato oggi nella sede di Catania della Regione Siciliana l'imponente piano parcheggi che prevede una spesa di oltre 100 milioni di euro. Spetterà adesso ai comuni la presentazione dei progetti. Questa volta i finanziamenti ci sono e anche consistenti e spetterà ai comuni fare presto per presentare i progetti per la realizzazione dei parcheggi. Ammonta a oltre 100 milioni di euro lo stanziamento della Regione Siciliana finalizzato alla creazione di aree a parcheggio di interscambio nelle città di Palermo, Catania e Messina e nei comuni con oltre 30.000 abitanti. Lo prevedono due bandi predisposti dall'assessorato regionale alle infrastrutture e presentati a Catania dal presidente della Regione Nello Musumeci, dall'assessore Marco Falcone e dal dirigente generale del Dipartimento Fulvio Bellomo. Le due linee di intervento, già pubblicate in Gazzetta Ufficiale, prevedono lo stanziamento di 90 milioni e 800 mila euro per i tre comuni capoluogo, 50 milioni per Palermo, poco più di 23 per Catania, 17 per Messina e ulteriori 12 milioni e 600 mila euro per i comuni oltre 30.000 abitanti. Palermo, Messina e Catania. Il piano parcheggi, ha detto il presidente Musumeci, darà un'importante spinta ai comuni in termini di servizi e vivibilità, riqualificazione urbana e riduzione dell'inquinamento. Ad essere finanziati saranno sia i lavori di realizzazione dei nuovi parcheggi che le spese di progettazione. I comuni avranno 5 mesi di tempo per la presentazione delle domande al Dipartimento regionale. Perfettamente, il collega. Crediamo, ha detto l'assessore Falcone, che una migliore organizzazione della mobilità pubblica, unita anche alla riduzione delle emissioni inquinanti, possa essere non solo volano di sviluppo, ma anche una base per il miglioramento complessivo della qualità di vita. La palla passa adesso ai comuni per la presentazione dei progetti, comuni che non avranno alcun alibi per la mancata presentazione delle proposte progettuali. Un uomo di 58 anni è morto a Gratteri, in provincia di Palermo, mentre stava lavorando alla tettoia di una abitazione nel corso delle opere di manutenzione. Ha perso l'equilibrio ed è caduto giù. L'incidente è avvenuto in contrada Rapputi. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare sulla morte dell'operaio. Stanno indagando i carabinieri. Venerdì prossimo il presidente della Regione Nello Musumeci riceverà i delegati del comitato no discarica di Mister Bianco Motta Sant'Anastasia. Oggi è stato sentito proprio dal nostro Salvo Falcone. Il presidente ha dichiarato che il tema dei rifiuti è in testa all'agenda dell'azione di governo. Intanto vorrei ascoltare, perché sono loro che hanno chiesto di incontrarmi, presumo vorranno parlare della sorte della discarica. Penso che vorranno segnalare i cattivi odori che ancora arrivano dalla zona di Motta Sant'Anastasia. Voi sapete che noi stiamo lavorando per creare finalmente, dopo tanti anni, il piano regionale delle discariche e il piano regionale delle bonifiche. Nel frattempo stiamo lavorando per individuare quali sono, fra le 511 discariche esistenti in Sicilia, questa è l'eredità che abbiamo trovato a novembre, stiamo cercando di individuare quali fra queste discariche siano inquinanti o costituiscano pregiudizio per le falde acquifere. Bisogna subito bloccarle. E poi lasciatemelo dire, la raccolta differenziata è la più bella novità, grazie alla nostra tenacia, perseveranza e alla sensibilità di tanti sindaci, di tanti assessori e di tanti operatori. La raccolta differenziata, quando siamo arrivati noi alla regione, era del 14-15%, ora siamo al 29%. Proprio in queste ore l'assessore ai beni culturali della Sicilia, Sebastiano Tusa, è intervenuto sul viadotto Morandi di Agrigento, che è un po' il gemello di quello di Genova. Secondo l'assessore va abbattuto non solo per i costi di ristrutturazione, ma anche per ragioni di natura paesaggistica.
Si accende ulteriormente il dibattito sul viadotto Morandi di Agrigento, chiuso da più di un anno a causa delle numerose criticità strutturali riscontrate. Diverse le opinioni favorevoli all'abbattimento, a cui si aggiunge quella di Sebastiano Tusa, assessore ai beni culturali della Regione Sicilia. Secondo Tusa, la struttura avrebbe un effetto deturpante sul paesaggio della valle, in quanto i suoi piloni poggiano direttamente su aree archeologiche che rappresentano un tesoro indiscusso per la città. Da qui, considerando anche circa 30 milioni necessari per la ristrutturazione, nasce la proposta di un abbattimento che, sempre secondo l'assessore, restituirebbe decoro paesaggistico a uno dei luoghi più belli ed evocativi del Mediterraneo. Le considerazioni partono praticamente dalla conoscenza di questo manufatto e da quello che su questo manufatto si è detto fin dalla sua nascita, che già allora determinò delle perplessità da parte soprattutto di coloro che avevano a cuore il decoro della Valle dei Templi, perché è indubbiamente un'opera fortemente impattante sul piano paesaggistico, perché se ci mettiamo con le spalle ad Agrigento città e guardiamo la valle, ovviamente c'è questa lastra di cemento con tutti questi piloni che impediscono, occludono, comunque inquinano un po' visivamente quella che è la visione della collina della valle, quindi la sequela dei templi e il mare poi sullo sfondo. Inoltre, questo viadotto, quando fu costruito, alcuni piloni furono impiantati direttamente sulla necropoli, per cui il professor De Miro allora fece degli scavi, recuperarono del materiale pregevole da un punto di vista artistico, i bellissimi vasi dipinti, però laddove il pilone fu piazzato ovviamente le tombe vennero distrutte. Sulla stessa linea si era espressa anche l'associazione agrigentina Mare Amico, che pochi giorni dopo la tragedia di Genova aveva aperto la questione circa la possibilità di abbattere il ponte e liberare così la valle dalla morsa dei suoi imponenti piloni. La proposta di abbattimento del ponte Morandi viene anche sostenuta oggi dall'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Marco Falcone. Da noi è stato intervistato e ha parlato anche degli interventi in corso sul viadotto Morelli dell'autostrada Palermo-Catania. Sentiamo. Avete convocato alla Regione, a Palermo, un vertice sulla sicurezza di ponti, viadotti impalcati. Abbiamo già riferito le risultanze di questo vertice, ma è di poche ore fa la proposta dell'assessore regionale ai beni culturali Tusa di procedere all'abbattimento dell'altro ponte Morandi. Si trova in Sicilia ad Agrigento ed è già chiuso al traffico da molto tempo. Come vede questa proposta? Guardi, la condivido perfettamente. Il collega Tusa ha parlato dell'abbattimento di Acragas 1, sono due i ponti Acragas 1 e Acragas 2, cosiddetti viadotto Morandi dall'ingegnere progettista, perché ritiene, al di là delle condizioni statiche che la stessa infrastruttura ha, ma anche per una questione di decoro, per una questione di impatto ambientale fortissimo in una zona con alta vocazione turistica e paesaggistica. Noi riteniamo che le opere che sono obsolete debbono essere eliminate. Abbiamo altri due esempi che potremmo fare su cui siamo chiamati a discutere. Una è il viadotto San Giuliano, cioè il viadotto che dalla autostrada Catania Palermo arriva a Caltanissetta. Stiamo costruendo una arteria alternativa nella Caltanissetta Agrigento e per cui si sta creando una grande campata, il viadotto più lungo d'Europa, 190 metri, campata unica, per cui il vecchio viadotto o rimane come cattedrale nel deserto o sarà abbattuto. Noi siamo per l'abbattimento. Seconda cosa, il viadotto invece Morello sulla Catania Palermo da Enna sino a Caltanissetta. Lo stiamo manutenendo. Dopo due anni di lavori che andavano a rilento, il presidente Musumeci ha chiamato l'ANAS, ha chiamato le imprese e ha detto che entro brevissimo tempo, ha dato sei mesi per poterlo concludere. Emergenza cani randagi a Mister Bianco. Il movimento civico Guardiamo Avanti lancia una proposta, quella di un nuovo regolamento, un premio di 500 euro per i cittadini e le associazioni che adotteranno un cane.
Decine di randaggi in strada, in centro e in periferia a Mister Bianco. E questa è la situazione descritta secondo le segnalazioni raccolte dal movimento Guardiamo Avanti. Ma l'emergenza non riguarda solo le strade, si tratta anche dei 70.000 euro l'anno di spese a carico del comune per ciascun cane catturato. Da qui nasce la proposta dei consiglieri comunali Marco Corsaro, Rossella Zanghi e Lorenzo Ceglie. Sentiamo a questo proposito Marco Corsaro. L'idea è proprio quella che nasce da un'esigenza acclarata, quella del randagismo, che è un fenomeno purtroppo esistente in molti paesi, a maggior ragione del sud Italia, e quindi da numerose segnalazioni da parte di cittadini che chiaramente vengono importunati da branchi di cani che a volte purtroppo, ahimè, aggrediscono. È un problema che comunque va affrontato, senza polemica e senza strumentalizzazione. Abbiamo fatto una proposta semplice di regolamento che auspichiamo a breve verrà trattato nelle commissioni consiliari, quindi poi relativamente in consiglio comunale, che prevede uno sprone al cittadino che quindi prende i cani, li toglie dal canile, quindi non li fa vivere nei canili e li adotta a casa. Noi cosa diamo in cambio? Il comune dà in cambio 500 euro l'anno, con, diciamo, in due tranche, con un controllo chiaramente da parte dell'ufficio randagismo, dell'ufficio del comune competente, sulla, diciamo, sobrietà della vita del cane, sulla buona condotta da parte quindi del nuovo padrone. È un regolamento che mira a svuotare un pochettino i canili, ma soprattutto a dare una vita più serena a quei poveri animali a quattro zampe che chiaramente in un canile non vivono sicuramente una vita diciamo, agiata. Passiamo a Catania e parliamo del Pala Galermo, perché ci sono delle notizie confortanti. È tutto pronto per l'aggiudicazione della gara per la progettazione definitiva ed esecutiva della struttura sportiva. Si riparte con la riqualificazione del Pala Galermo, struttura sportiva nel quartiere di Trappeto Nord a Catania. Tra poco più di due settimane sarà infatti aggiudicata la gara per la progettazione definitiva ed esecutiva della struttura, nonché l'incarico di coordinatore alla sicurezza già in questa fase. Le ditte partecipanti alla gara aventi titolo sono sei, le buste sono state aperte lo scorso 9 agosto e l'importo complessivo dei fondi messi a disposizione del comune ammonta a circa 73.000 euro. Resta però l'incognita del bando per le periferie, al momento congelato a seguito del decreto mille proroghe. Al Pala Galermo e ad altri importanti interventi per il quartiere era stata destinata una fetta sostanziosa dei 58 milioni di euro del governo nazionale. Una decisione che non è piaciuta alle istituzioni di quartiere, indipendentemente dal colore politico. Linea alla regia, ci ritroviamo per la seconda parte. Ti prepari a scalare l'Etna? Per conquistare la vetta del vulcano attivo più alto d'Europa, patrimonio dell'UNESCO, la funivia dell'Etna. Da oltre 50 anni, con una moderna funivia e con confortevoli fuoristrada, ti porterà fino ai 3.000 metri di quota. Funivia dell'Etna, come stare seduti sul divano di casa. E se sei un tour operator, contattaci. Ci colleghiamo subito con lo stadio Barbera di Palermo, dove alle 21 parte il Palermo, il club rossonero, sarà l'esordio in questa stagione in Serie B. C'è per noi Roberto Chifari. Roberto, buonasera. Buonasera, esordio stagionale al Barbera per il Palermo, che riprende lì dove aveva interrotto appena tre mesi fa. Si riparte, siamo alla seconda giornata dopo l'esordio stagionale sabato scorso contro la Salernitana. Si riparte oggi e sarà una partita difficile da decifrare. Innanzitutto è difficile perché bisogna capire alcune cose riguardo la nuova formazione che mette in campo Tedino, che è appena arrivata e io ve la leggo in diretta.
Brignoli in porta, difesa a tre con Zimitski, Bellucci e Rajkovic, a centrocampo invece ci saranno i nuovi acquisti, Salvi e Mazzutta sulle fasce, Muraschi e Jagielo, questa volta capitano, a centrocampo. Attacco tutto nuovo con Palletti e Strajkovski, trequartisti dell'unica punta che sarà Puskas. Non c'è Nestor Rossi che è in panchina e che fino a mezzanotte può essere ceduto nel mercato estero. Ci sono alcune offerte da Francia, Inghilterra e Turchia, ma sembra che il giocatore comunque alla fine resti a Palermo. C'è un piccolo giallo sulla sua permanenza, però è difficile che nell'arco di poche ore si possa concludere una trattativa che fino ad ora comunque è stata evanescente. Insomma, pochissimo pubblico, si riparte, in questo momento è entrata la Cremonese in campo, si riparte lì dove abbiamo interrotto e si proverà a conquistare questo campionato che parte con, ovviamente, non parte con i favori del pronostico, perché a differenza di un anno fa la squadra è tutta da decifrare, tutta da conoscere, e poi si riparte dall'allenatore che in un certo senso l'hanno spostato al dito perché è stato esonerato ad aprile in favore di Stellone. Comunque Zamparini ha deciso, si riparte da lui e insomma già da domani vi racconteremo qualche cosa della prima partita in casa del Palermo. Roberto, ci sono novità per quanto riguarda la cessione del club? Ma sì, in realtà in questo momento c'è una guerra a distanza di carte bollate tra Follieri, che è l'imprenditore pugliese che vorrebbe acquistare il Palermo, e Zamparini, che invece è ancora indeciso a chi cederà la società. C'è un terzo incomodo che è Ponte, che invece è un intermediario che si occupa di raccogliere fondi per l'acquisizione di Grandi, a un operatore finanziario, quindi per il Palermo si occuperebbe soltanto di raccogliere fondi. In realtà però Follieri dice di aver messo su un conto 40 milioni di euro per acquistare la società. Il Palermo ha più di qualche dubbio, ha chiesto delle garanzie. In realtà è una situazione che non si sbloccherà facilmente. La notizia invece brutta è che la fideiussione della Quinboard, che è una di un ente finanziario rumeno, è stata bocciata, e ora adesso il rischio grosso per il Palermo è che se entro il 28 settembre non presenterà un'altra fideiussione di una banca accreditata, ovviamente rischierà 8 punti di penalizzazione. I legali del Palermo si sono messi al lavoro per cercare la situazione. Certo è strano che comunque l'iscrizione del Palermo è passata sotto la lente di ingrandimento alla Covisoc, e la Covisoc non aveva guardato nessun tipo di illecito nella Finboard. Sono piccoli, insomma. Roberto? Si è interrotta la comunicazione con lo stadio Barbera, eravamo in collegamento in diretta con Roberto Chifari, comunque la partita comincerà tra qualche istante, c'è la possibilità che il club rossonero venga ceduto. Non ci sono notizie dell'ultima ora, io vi auguro buona serata.